Italia 2015, altro incontro interessantissimo è quello fatto con Javier Arqueron. L'ho pronunciato bene? Bene. Bene. È sempre difficilissimo, amici, perché è corretto pronunciarlo nello stesso modo in cui la lingua madre vorrebbe, ma non essendo spagnoli né studiandolo, non essendo russi né studiandolo e così via, apparirebbe certamente molto molto complicato. Javier, sei il benvenuto davanti ai microfoni e alle telecamere di BenninTV.it. Presentati, nome e cognome, l'ho già detto io, di chi sei e cosa fai in Spagna. Ok, I'm Javier Arqueron from Spain. I'm actually the president of the Spanish Bending Association. In fact, I'm the CEO from Alliance Bending, that is the second company in Spain as a bending operation. And we are in the Spanish market from 25 years. Tu sei il secondo operatore in Spagna nella distribuzione automatica perché sei a capo dell'azienda di famiglia che ha delle radici importanti nella distribuzione automatica. Sei qui quindi a Venditalia 2015 in questa edizione un po' più piccola rispetto a quella degli anni pari, anche come osservatore. C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Qualche articolo, qualche novità che ritieni più interessante delle altre? I think there are a lot of some new ideas that I have not enough time because I had some meetings here in Venditalia. And first of all, for me, Venditalia is really a nice show. I know that this is a special show and a small one, but it's really always interesting to come here because there are the best suppliers for the bending industry and to share experience with big and small bending operators. That's what we are here. Javier, parliamo del mercato spagnolo. Gli ultimi anni sappiamo che anche la Spagna è stata colpita da una crisi importantissima, un po' come l'Italia, un po' come la Grecia e anche il Portogallo. Negli ultimi mesi, tuttavia, i segnali di ripresa e di ricrescita si sono evidenziati. I mass media dicono che ci sono fortissimi segnali che si vanno a ripercuotere anche sulla distribuzione automatica in Spagna. Diciamo dalla tua voce, un po' più autorevole e ufficiale, com'è la situazione in Spagna ora per quanto riguarda la distribuzione automatica? Ok, actually in Spain we are going up. I think that at the end of last year, it starts in September, October to going up, but step by step, you know, it's not really big increases, but the sales are going well. The prices are flat actually. But for example, in the first months of this year, we have really good news because we are increasing probably 2 or 3% in our industry, in the bending operators. What's happening? Really, we have two big problems. The first one is that there are a lot of people disemployed. You know, this is the biggest problem in Spain, and for sure we will need 3, 4, or 5 years to have less disemployed in Spain, because actually we have more than 20% of disemployed, and this is really our big problem. And another thing that we had a few months ago, it was that the consumer have not confidence with the market, you know, because they was really preocupados about if they can lose their employee or not. But actually there are confidence with the market, with the country, and that's why the sales are increasing step by step. È un po' la situazione che tutto sommato stiamo vivendo anche qui in Italia, è una situazione quasi speculare. Noi ci auguriamo naturalmente che questo trend di crescita ci sia anche in Italia, che possa esserci una nuova implementazione, una nuova crescita delle battute e anche il vending italiano passi da più o meno piatto a un più 2, 3, 4% delle vendite. Il calo dell'occupazione ha creato naturalmente dei piccoli vuoti in termini di fatturato per le gestioni italiane, che però hanno resistito direi anche abbastanza coraggiosamente.
Javier. Allora, l'ho detto bene, Javier, vero? Ecco, devo impararla, a pronunciarla. E allora, Javier, grazie, sei stato gentilissimo. Noi avremo modo di parlare ulteriormente della situazione spagnola successivamente e attraverso il nostro sito www.vendingnews.it, il portale italiano della distribuzione automatica più consultato al mondo, e anche magari attraverso la nostra rivista Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica. Saluta pure gli amici di vendingtv.it. Say bye. vendingtv.it. Thank you very much and goodbye. See you soon. Grazie Javier. Noi nel frattempo continuiamo, amici, con altre interviste e altre novità da andare a presentare a tutti voi. Non andate via, restate davanti allo schermo.